Buonasera, benvenuti. Segno dei gemelli. Segno dei gemelli che avremmo dovuto fare per la settimana dal 22 al 28, ma che invece faremo per la settimana dal 22 al 5 di maggio. La carta per questa settimana rimane il 9 di spade, per la prossima settimana in ogni caso verrà estratta domani quando farò estrarrò le carte per tutti domani o dopodomani, insomma, quando ricominceremo il giro. Questa è la carta che era stata estratta inizialmente durante la settimana. Ora, così cerco anche di recuperare, no? La settimana prossima, vediamo se riusciamo a far entrare tutti finalmente durante il fine settimana. Dunque, settimana abbiamo detto dal 22 al 5 di maggio, 2 settimane quindi per i gemelli. Andiamo a vedere le solite notizie di rito. Primo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, sarete sempre avvisati dei prossimi video. Oh, un po' di luce. Secondo, e poi vi ricordo che è importante per noi essere che voi vi iscrivete. Secondo, questo è un video diviso in due, la prima parte con i tarocchi, la seconda parte con gli oracoli. Gli oracoli possono confermare, rafforzare o diminuire quello che si è detto con i tarocchi. E terzo, importantissimo, nulla è per caso in questo universo. Quindi, se siete finiti in questo video, significa che c'è un messaggio per voi. Ascoltatelo, anche un brevissimo messaggio, una parola. E adesso andiamo a vedere quali sono le energie della settimana. Poi vi ricordo, non sono previsioni, non sono oroscopi, perché gli oroscopi non si fanno con i tarocchi e le previsioni non ci credo in modo particolare, sono semplicemente, ripeto ancora una volta, messaggi che dobbiamo ascoltare. E adesso andiamo a prendere il calendario e andiamo a vedere quali sono i movimenti di queste settimane. Che devo dire, dal 22 al 28 sono solo due. La prima l'abbiamo già vissuta, il plenilunio dello Scorpione, il giorno 23, notte tra il 24. Quindi oggi siamo ancora nel pieno di questo plenilunio Scorpione, che arriva tra l'altro durante la congiunzione che è stata domenica 21 di Urano e Giove in Toro. Quindi è un plenilunio con due opposizioni, in opposizione di un movimento molto forte. Il 25 domani Mercurio finalmente torna diretto, direi proprio finalmente, così almeno smettiamo di mandare messaggi alle persone sbagliate. Che mi è capitato, fidatemi, succede che si rompano i telefonini, che i porti in ritardo, i treni, insomma, tutta una serie di cose che forse si sistemano, ma soprattutto smetteremo un attimo di svolgere lo sguardo al passato, e questa è la cosa importante. Quindi per questa settimana questi due. Occhio che la settimana prossima ci attendono tre movimenti importanti. È il primo. La Venere dall'Ariete, la Venere focosa e ruente d'azione dell'Ariete, passa al Toro. Quindi diventa molto più terra, molto più legata tra l'altro al concetto di bellezza, ok? Di fecondità, di bellezza, di creatività. E poi magari, se riesco, qualcosa vi posso dire anche nei vari Facebook, eccetera, eccetera. Dopodiché, il 30 invece c'è un evento particolarmente importante e per me da me temuto, vi dico perché. Marte entra in Ariete e si va a combinare a Plutone in Acquario. Devo dire che questa è una combinazione abbastanza esplosiva, lo riconosciamo tutti, no? Marte in Ariete, l'azione, l'irruenza, tra l'altro Marte è nel suo habitat in Ariete. E si va a incrociare con Plutone in Acquario. Ne vedremo delle belle, speriamo di no, però io metto tra parentesi, speriamo di no. Dopodiché, sempre questa settimana prossima, Plutone passa in retrocessione, comincia la sua retrogradazione giovedì. Questo
è stato il mese di maggio, secondo quello che è stato il mio calendario di quest'anno. Eccolo qua, come vedete, maggio. Ok, e adesso andiamo un attimo a vedere sti gemelli come sono combinati. Il 9 di spade continua un momento un po' particolare. Il 9 di spade, sappiamo tutti che è una carta non esattamente bella. Perché? Perché ci sono questi pensieri negativi che ti artigliano, che non ti fanno dormire la notte, che ti fanno stare sveglio, ma soprattutto che proprio ti infastidiscono, ti rendono pesante, passare proprio la nottata. Andiamo a vedere però perché. Perché dobbiamo dire che a favore dei segni di Aria abbiamo Plutone, come ho detto. Che va bene, il giorno 2 passa retrogrado, ma sempre in acquario. In Ariete, quindi a favore dei gemelli sempre, abbiamo Mercurio che torna il 25 diretto e la Venere. La Venere però abbiamo detto fino al giorno 29, perché il 29 lascia l'Ariete e passa in Toro, ma in ogni caso passa nella dodicesima casa, niente di particolare. Toro, abbiamo detto che Venere raggiunge Sole, Urano e Giove, quindi guardate che forza che hanno questi segni di terra. E poi, ahimè, continua Saturno, Nettuno in Pesci con Marte fino a quando il 30 Marte non se ne va. Quindi, in ogni caso, c'è questa tripletta che è abbastanza forte, abbastanza tosta per i gemelli, ok? Perché? Perché è in quadratura. Che non significa che le cose vanno negativamente, ma che le cose volere o volare si devono, succedono, ok? Anche senza il nostro contributo, no, non esattamente così. Nel senso, dobbiamo digerire alcune cose, facciamo così. Vediamo questa energia dei gemelli. La regina, anzi, il re di bastoni, quindi bella tosta come energia. Il fante di spade e l'otto di spade. Qui c'è un'energia tosta in cui i gemelli in qualche modo sono determinati, diretti, risoluti, ma a fare che? A mantenere il silenzio. Almeno così sembra, o almeno in una situazione in cui c'è pochissima comunicazione, beh, mi sembrano molto determinati. Ok, andiamo a vedere comunque. Andiamo a vedere. Il 5 di spade, l'ho detto che c'è determinazione, il re di denari, il mago, il 2 di spade, il 6 di bastoni e il 2 di denari. Tanti due. Allora, interessante questa combinazione, vi spiego perché. Vi avevo detto poco fa, mi sembra un'energia molto forte, però un'energia forte nel silenzio. Il 5 di spade mi dà la sensazione che qui ci sia una sorta di braccio di ferro, come dico sempre io, no? Qui qualcuno la vuole vinta a modo suo. State attenti a non boicottare voi stessi, continuando a mantenere questo atteggiamento di chiusura. Per qualcuno potrebbe essere così. Che come vedete non porta a nulla, infatti avete il 9 di spade come energia base della settimana soprattutto. Il 5 di spade in queste carte specifiche c'ha un serpente arrotolato, quindi occhio che con le parole potreste essere pesanti e potreste ingaggiare una sorta di lotta soprattutto con le parole e con i pensieri. Il re di denari mi dà l'idea che al lavoro comunque le soddisfazioni ci siano, quindi questo è un gemelli che bene o male ha delle soddisfazioni lavorative. Però abbiamo l'otto di spade col mago e il due di denari. Io credo che i gemelli vogliano interrompere questo silenzio. Perché? Perché questo silenzio non li fa stare bene. Per qualcun altro è il contrario. Preferiscono chiudere e silenziare le comunicazioni perché è l'unico modo per ritrovare l'equilibrio,
L'unico modo per sentirsi di nuovo padroni di se stessi. Quindi vedete qual è la vostra situazione, perché questa è la vostra energia. Credo comunque che tanti col silenzio intendano mettere in atto un sé forte che vuole agire, che diciamo comanda sulla propria vita, che ha prontezza, contezza, potere sulla propria vita e che in qualche modo ritrovano così l'equilibrio. Ok, tanti altri gemelli, stiamo attenti, invece vogliono interrompere questo silenzio. Il 2 di denari non è soltanto l'equilibrio, ma è anche il messaggio, quindi potrebbero voler interrompere questo silenzio con un messaggio. Ok, il 2 di spade è quella carta che mi ha dato l'indicazione che effettivamente vogliono chiudere, vogliono parlare poco, preferiscono stare in silenzio. Ok, però come vedete anche qui è contraddittorio, perché 6 di bastoni invece mi parla di vittoria, di arrivare col carro della vittoria. Che vittoria è? Allora, o è una vittoria da 5 di spade, nel senso che il tutto per tutto, non me ne frega se perdo anche io, ma tu appresso a me, proprio detta volgarmente, oppure è una vittoria che segue a una apertura. Ok? Quindi, cari miei gemelli, o voi non parlate proprio e vi trascinate in notti insonni dovute a questa non comunicazione, ma avete deciso di agire in questo senso per ritrovare un attimo voi stessi, ma per essere vincenti in questa situazione, perché siete voi a decidere il silenzio, oppure siete pronti a interrompere il silenzio, e questo potrebbe essere per esempio la settimana prossima. Siete pronti a interrompere il silenzio ed a riaprire le comunicazioni, perché secondo voi è il modo migliore per poter arrivare prima o poi ad una vittoria, ok? Per poter fare breccia, diciamo così, su qualcuno o qualcosa, perché non è detto che sia per forza una situazione amorosa, anche se insomma, quando c'è tutto questo silenzio. Adesso l'energia esterna mi parla di Fante di Spade. Fante di Spade sappiamo tutti che soprattutto è l'acquario, quindi gemelli acquario questa settimana alla grande. Ed è qualcuno che è molto puntato verso l'obiettivo, potrebbe spiare. Quindi siete voi che spiate l'energia esterna, o l'energia esterna che vi spia. Temperanza, 8 di coppe, 4 di denari, 7 di denari, asso di coppe. Beh, qui c'è secondo me, relativamente a qualcuno con cui vi parlate poco, che ha dato, vi dà anche le spalle, ha dato le spalle, se n'è andato a altri obiettivi, il bisogno di ritrovare un certo equilibrio, il bisogno di trovare una certa tranquillità, serenità. Ok, tanti di voi, o l'energia esterna potrebbe essersene andata. Ok? Aver preso la decisione di allontanarsi da tutto quello che non andava nella sua vita ed essersene andata, o siete voi che avete deciso di andarvene, di proseguire verso altre strade, perché questa non porta a niente, ve lo dico. E per farlo avete bisogno di stabilità, controllo, sicurezza, ma anche cercate assolutamente la sicurezza materiale. Quindi questo è un gemelli che è in una situazione tale che è vero che non comunica, però sta cercando di avvingarsi del tutto e per tutto ad una situazione materiale, soprattutto economica, e di non perdere quella stabilità. Io lo vedo già una situazione che sta per guarire, ve lo dico, molto 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 avanti. E in qualche modo questa è una settimana, 15 giorni, in cui si può cominciare a pianificare il futuro. Molto interessante questa carta, ok? Quindi dopo il momento di sconforto si pianifica il futuro. Ma soprattutto cosa si pianifica? Si pianifica l'apertura delle proprie emozioni agli altri. Ok, ci potrebbe essere una relazione che si trasforma, di amicizia che si trasforma, ci potrebbe essere la voglia di piacere nuovamente, la voglia di aprirsi al nuovo in una situazione esterna che, ripeto, in questo momento è semplicemente iniziale col 7 di denari, che voi
voi vi sforzate di tenere. Per qualcuno potrebbe essere una situazione che si innesca nell'ambiente di lavoro, ve lo dico. Ed è sicuramente una situazione che vi porta finalmente ad allontanarvi da quello che non vi soddisfaceva più, non andava più, cercando di ritrovare l'equilibrio. Ok, quindi mi raccomando, pronti con l'arco, anche se l'arco è dall'altra parte in questo specifico caso. Andiamo a vedere quali sono gli oracoli per i gemelli. Andiamo a vedere. Allora, tiriamo due carte stavolta, non una soltanto. La prima per questa settimana. Cambia la tua vita. E il paggio di Gabriele. Quindi improvvisamente ci potrebbe essere un messaggio che arriva, qualcosa che vi fa cambiare completamente il tono delle cose, il corso delle cose. Vi ricordate che avevo detto qualcuno potrebbe rompere il silenzio? Ecco, mi sembra proprio molto di questa settimana. Qualcuno potrebbe rompere il silenzio. Oppure settimana prossima il 2 di coppe è il mondo, che l'avevo visto che c'era l'asso di coppe, no? Il 2, quindi si procede, si ha un passo avanti. Qualcosa si chiude in una maniera che alla fine per voi va bene, e qualcosa si apre. Oppure c'è in un rapporto a due, finalmente, finalmente la vittoria, quel 6 di bastoni che avevo visto, la sensazione di appartenere alla stessa, a una persona, di dedicarsi a qualcosa di bello, di ritrovare uno spirito affine, di vincere, ok? Di avere un lieto fine. Quindi lieto fine per i gemelli, che questa settimana insomma hanno un'energia abbastanza negativa, ma settimana prossima, come vedete, sono molto 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 interessanti come risultato finale. Ok, vediamo adesso ancora. Si raccoglie ciò che si semina e mi sento deluso. Questo è per questa settimana. C'è grande delusione relativamente a un rapporto. Probabilmente l'abbiamo visto prima, è proprio questa chiusura che vi porta a essere così delusi, ma alla fine, dico, le carte, si raccoglie ciò che si semina. Forse c'è stato un approccio che è stato sbagliato, ecco perché abbiamo questo epilogo. Vediamo settimana prossima. Quindi siete consapevoli del fatto che alla fine c'è anche una vostra grande compartecipazione a questo epilogo. Pianifica al meglio un futuro che si prospetta ricco di successo e prende la decisione giusta. Quindi, caro il mio gemelli, settimana prossima sicuramente sembra andare meglio per te, decisamente meglio. C'è la consapevolezza di dover prendere delle decisioni, c'è la consapevolezza di poter pianificare il tuo futuro, ok? Che è economico, sentimentale, professionale, ognuno di voi sa qual è la vostra situazione. Ancora per questa settimana, le possibilità e la porta. Allora, quello che vi ho detto prima, secondo me per molti gemelli la situazione economica si intreccia con quella sentimentale. Secondo me ci sono dei gemelli che all'interno, cioè che la porta è aperta qui, no? Che nutrono dei sentimenti o che cominciano a nutrire dei sentimenti, non si muovono, probabilmente hanno paura a muoversi, ma lì ci potrebbe essere reciprocità. Questo non lo sappiamo, dovete vedere voi. C'è sicuramente il bisogno di esporsi, avete paura, e vi dico anche che la situazione è vicina a voi, quindi diciamo che questa situazione è a voi molto vicina. Ecco perché ho pensato all'ambiente di lavoro. Vediamo la settimana prossima. L'invidia o la gelosia è l'angelo dell'equilibrio. Stiamo attenti, settimana prossima, in cui ci sono delle bellissime carte.
a non essere vittima di gelosie, ad essere molto molto più equilibrati, ok? L'equilibrio è la cosa basilare, basilare per voi per la settimana prossima. Evitate impennate di gelosia, evitate l'invidia talvolta, perché qualcuno di voi potrebbe non essere gelosia sentimentale, ma invidia. Evitate tutto questo, cercate l'equilibrio in tutte le cose, ok? Adesso le carte della luna, abbiamo fatto per gli altri, facciamo anche per voi. Procrastinazione, e la luna piena. Quindi questa luna piena in qualche modo vi ha agitato, vi ha fatto venire in mente delle soluzioni. Peccato che voi continuiate a rimandarle. C'è qui il continuare a rimandare delle azioni che potrebbero definire delle cose, ok? Quindi occhio, cerchiamo invece di agire, di mettere in atto delle azioni. Vediamo adesso. Settimana prossima, no soldi, no debiti, vigile luna piena. Come vedete, c'è sempre questa luna piena nel mezzo. E anche qui è piena, se ci fate caso. Quindi occhio, che è veramente importante questo momento di luna piena per voi e ne sentirete l'effetto anche la settimana prossima, tutto quello che sta luna e scorpione sta facendo uscire fuori. Anzitutto, qui secondo me voi state manifestando, perché la luna piena si manifesta, manifestate una situazione in cui avete. Non volete debiti e debiti non sono solo quelli economici, debiti con le altre persone. Questa cosa vi infastidisce tantissimo, ok? Quindi non volete debiti, quindi state manifestando o avete manifestato proprio il non avere debito con nessuno, sia economico sia reale, ok? Vediamo adesso. Il penultimo oracolo, la relazione amichevole, amicizia e il karma. Allora, io credo che tanti gemelli effettivamente siano in una relazione che è karmica. Questa relazione potrebbe essere finita con questo 8 di spade, potrebbe essere chiusa o potrebbe essere pure che si riapra. Ed è una relazione in cui c'è veramente reciprocità. Questo significa che potrebbe essere una relazione sentimentale, ma anche di amicizia, di colleghi. C'è reciprocità, ma è karmica. Ok? Quindi stiamo attenti, sentite forte l'energia, ma non è detto che per forza bisogna stare insieme. Settimana prossima, la trasformazione e la giustizia. Ancora il karma in azione, quindi sapete tutti che questo. Avevamo visto prima una carta che diceva: quello che si semina si raccoglie. Ecco esattamente il senso di questa stesa. Quello che si semina si raccoglie. Anche qui il karma mi serve a bilanciare, mi serve a. La trasformazione viene data da, guardate, dopo questo stare con gli occhi chiusi, quindi bisogna ritrovare l'equilibrio nelle cose e nelle situazioni che in ogni caso si sono compensate o scompensate proprio a seconda di quello che voi avete fatto. Ok? Grande trasformazione comunque in atto. Ed ecco l'ultimo oracolo. Pezzi di te e l'amore è fragile. Qui devo dire che secondo me questa settimana in particolar modo Gemelli fa conto forse con qualche chiusura, con qualche rapporto molto molto fragile, devo essere sincera. Quindi mi sembra proprio evidente che questa settimana si facciano i conti con una parte negativa di un rapporto, con un esito positivo di un rapporto. Ma vediamo la prossima. Si può fare, e dimmi chi dorme accanto a te. Il fatto che ci si può fare mi dà quell'idea che abbiamo visto che tutti per la settimana prossima sembra molto più positiva la situazione per i gemelli. Sembra che ci sia un nuovo inizio veramente. Si può fare. I gemelli considerano l'idea di poter iniziare qualcosa di nuovo, che sia professionale, economico o sentimentale. Ok? Gemelli. Noi ci vediamo
Non questa, ma l'altra settimana. Ok, bye bye.